A tutti e bentornati a una nuova parte del video tutorial per realizzare questo cagnolino con le matite carbotello su Pastelmat. Come vi ricorderete, siamo arrivati al nasino, io direi che possiamo procedere nella realizzazione del pelo. Quindi io mi riprendo ancora una volta il nostro nero fuligine 760 della carbotello e inizio a fare una velatura lungo tutta la testolina del nostro cagnolino, lasciando però la parte che voi vedete qua, che altro non è che l'orecchio, anche se non si vede proprio benissimo. Qui abbiamo la testa che ruota e questa parte che rimane qui esposta, altro non è che l'orecchio che appunto si intravede. Vado a fare una velatura lungo tutta la testa, lasciando quindi momentaneamente quella parte vuota. Vi ricordo di tenere la matita di fondo e di limitare la pressione quanto più possibile in maniera che la carta non si saturi di colore. Quindi in maniera leggera si va a riempire tutta la zona e se si intravede la grana della carta non ha importanza. In questa fase qui non è importante. Vedete che anche qua sopra, qua abbiamo il primo semicerchio, diciamo così, dove è nascosto l'orecchio. Quassù c'è un altro pezzettino che appartiene sempre all'orecchio. Quindi noi momentaneamente ci fermiamo qua e poi l'orecchio lo andiamo a lavorare in un secondo momento. Cerchiamo già da subito, dalle prime velature, di seguire l'andamento del pelo. Anche in questo caso lasciamo scoperta la parte in cui c'è quest'altro orecchio e proseguiamo con la velatura scendendo e affiancando questo orecchio. Qui ruota così. Scendere così. Mi fermo qua, che qua poi è una zona abbastanza chiara, ma mi tengo come riferimento appunto questa zona più chiara che andremo a lavorare dopo in un secondo momento. E intanto ci concentriamo sulla parte, diciamo, della fronte. Thank you.
Iniziamo con un nero naturale a abbozzare quelli che sono i nostri peletti. Nel farlo, chiaramente, guardiamo l'immagine di riferimento e cerchiamo di seguire l'andamento del pelo, proprio per non snaturare, come dicevamo anche le altre volte, il soggetto. Vedete che per adesso sto lavorando sulle zone un pochino più scure. Le zone un pochino più chiare le lavoreremo in un secondo momento. All'incirca questa altezza, qui c'è una parte più scura. Ricreiamo già la rotazione che c'è in questo punto. Abbiamo già ricreato una prima parte. Ci prendiamo il 770 il grigio di Pine e iniziamo a fare qualche peletto sopra anche con questo colore, che ci aiuterà a distribuire meglio il nero che abbiamo appena messo. Qui e un po' qua. Ecco.
E con questo colore andiamo anche un po' sulle zone che abbiamo lasciato con solo la base. Quindi l'orecchio lo continuiamo a lasciare vuoto, ma qui dove poi ci andrà tutto il punto luce, andiamo sopra anche con questo grigio. Ancora una volta con il nero fuligine andiamo a fare questa volta non più una base, ma a spingere un po' di più con la punta e a fare qualche peletto. Qua vedete che i peli sono più lunghi rispetto a questa zona qua, che invece sono un po' nascosti perché comunque qui è tutto molto più scuro, ma sono anche leggermente più corti. Riprendiamoci il nero e andiamo proprio a scurire, sempre seguendo l'andamento del pelo, queste zone qua che sono molto più scure. E lo facciamo guardando l'immagine di riferimento, quindi qui sappiamo che il pelo è un po' più nero, qua ruota, ma è un pochino più chiaro, qua è molto scuro. Qui è molto scuro e qua. Molto scuro. Stiamo andando a fare quella che poi è una base in realtà. Quindi sì che lo facciamo facendo dei peletti, quindi dei fili, però in realtà questa è comunque una base che poi dopo andremo a lavorare sopra. Qui si sa che ruota, ruota è già anche qua. Dove c'è questa zona scura, l'andrei a fare, ricreando un po' questo effetto di rotazione. Riprendiamo con una bella punta al nero e andiamo a fare quassù qualche peletto che dia la direzione. Sì, quassù un po' più scuro. Quindi sostanzialmente noi adesso ci stiamo preparando una sorta di base che poi dopo andremo a lavorare con dei colori più chiari e a ricreare quello che è l'effetto del pelo. Se capita di sporcare il foglio, vi ricordo che possiamo prendere le nostre gomme che ce l'avevamo preparate e andare a cancellare, perché tanto noi qua la grana della carta non andremo a utilizzarla, e andare a cancellare. Adesso io la gomma panni non la trovo, con questa lo sporco, però andare a cancellare quelle macchie in eccesso che si possono fare e che chiaramente io ho fatto involontariamente. Thank you.
Qui vado già a scurire molto, che qua non si vede quasi il pelo da quanto è scuro. Ok, come vedete già così, lasciando un po' la grana che si intravede della carta, già siamo quasi a trovare il colore delle luci che ci sono sul pelo. Ma già così gli stiamo dando una direzione. Purtroppo in realtà qua c'è poco da dire, c'è soltanto da guardare un po' l'immagine di riferimento e cercare di seguire l'andamento del pelo. Io vi posso dire quello che vedo io, ma in realtà in questo caso qui è veramente importante guardare semplicemente la foto. Ci prendiamo il nostro verde chiaro, questo verde acqua che abbiamo utilizzato anche negli occhi, che è il 545, e iniziamo a fare qualche peletto più chiaro. Allora, intanto io qua devo coprire, uso il nero, devo un po' coprire la carta carbone bianca che ho usato, la carta copiativa che ho usato, la devo un po' andare a coprire perché mi disturba un po'. Voi sicuramente avrete usato la carta grafite e questo problema non lo avrete. Poi, come dicevo, con il 545 iniziamo a fare un po' di dettagli. Qui, anche se è troppo chiaro per adesso, però intanto mi vado un po' a fare qualche peletto anche in questa zona. Prendiamo, proviamo prima con l'avorio, il 105, e proviamo a fare qualche pelettino proprio solo quassù. Allora, chiaramente noi adesso dobbiamo andare a fare ovviamente le orecchie, perché facendo dei peletti che vanno sopra, sarebbe assurdo farli adesso, per poi dopo dover andare a lavorare comunque sulle orecchie. Quindi ci prendiamo il nero prima di fare tutti i vari peletti e andiamo a metterne un bel po', perché l'orecchio è molto più scuro. Andiamo a mettere col nero un bel po' sull'orecchio. Anche quassù che si intravede appena appena un pezzettino, andiamo a mettere qua. Se vedete, questo orecchio si unisce al pezzettino sopra, pochissimo, ma si unisce. Poi dopo viene coperto dal pelo stesso. Poi, come vi dicevo, con l'avorio andiamo a lavorare con qualche peletto quassù. Ci riprendiamo il nostro verde acqua, ci facciamo la punta, quindi stiamo parlando sempre del 545 e continuiamo a fare un po' di zone più luminose.
Con il bianco andiamo a illuminare ancora un po' di più sull'azzurrino, sul verde acqua che abbiamo messo. Con qualche peletto. Poi con il nero torniamo sopra queste zone. Ci prendiamo il 440, 440 questo blu cielo. Andiamo ancora una volta a fare qualche peletto per illuminare la zona. Con il nero continuiamo a dividere questo pelo azzurrino che abbiamo messo. Quindi creiamo una sorta di sfumatura. Non è ancora abbastanza chiaro. Con il bianco andiamo a illuminare ulteriormente, quindi andiamo a fare qualche peletto più chiaro. Ci riprendiamo ancora una volta il 545, quindi il verde chiaro, e insistiamo con qualche peletto. Continuiamo così finché non ci soddisfa un po', anche se poi dopo ci torneremo come sempre sopra, però finché non abbiamo raggiunto un risultato che ci piaccia, possiamo continuare. Grazie.
Ancora una volta con il nero andiamo a uniformare il tutto, diciamo così. Anche qua sotto, stessa storia. Con il bianco andiamo ancora un po' a illuminare. Con il 545 andiamo ancora una volta a passare un po' sul bianco che abbiamo messo. Ancora una volta il nero e praticamente tutto un togli metti finché non raggiungiamo, come dicevo, il risultato che speriamo di raggiungere. Ok. Adesso passiamo bene in alcuni punti con il nero. Per dividere un po' queste ciocchette. E chiaramente spingiamo anche un po' di più perché altrimenti non esce abbastanza pigmento. Sempre il 545. E con il nero fuligine passo ancora una volta in mezzo a questo azzurrino, a questo verde acqua, scusate, a questo verde. Vado a correggermi con il nero perché mi è scappato. Vado a correggermi qua sull'orecchio. Ecco qua. Poi con il nero fuligine. Vado un po' su questi peletti verdi.
con il bianco proprio qua, perché lo vedo, c'è una sorta di curva un po' più chiara con dei peletti cortissimi che arriva in questa zona che è molto illuminata. Allora con il bianco qua insisto un po' di più. Anche qui faccio qualche peletto un po' più chiaro. Ok. Nero fuligine. Qua è molto nero. Spingiamo un po' di più. Vedete che tengo la matita di fondo, però spingo verso il basso come a graffiare la mia carta. Questo non mi permette di direzionare bene il tratto, ma mi consente di fare delle linee abbastanza più intense. Sempre in mano in nero. Con il bianco, in maniera molto sottile, mi faccio qualche peletto che scende giù, qualcuno che sale più su. Sempre il 545. Togliamo lo stacco sfumando un po' con il nero. Ok, io direi che per adesso possiamo lasciare così. Poi, vabbè, quest'altra zona qua la facciamo in un secondo momento. Me la sistemo solo un pochino, sempre con il nero. Vedete che anche qui poi ci sarà tutta una zona, utilizzo sempre 545, una zona più chiara. Poi ruota un po', si ferma qua. Insisto un pochino qui. Thank you.
sono andata un po' troppo oltre, diminuisco un po', sempre con il nero vado un po' a smorzare quella zona. Vedete che piano piano prende forma anche il pelo. Poi chiaramente c'è sempre un po' da andare a risistemare il tutto, però diciamo che tutto sommato già così dà un po' l'idea di pelo, no? Ok, io direi che per questo video ci possiamo fermare e poi riprendiamo a rifare il pelo nel prossimo video. Io vi ringrazio, vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi a questo canale e soprattutto se volete potete partecipare a un gruppo Facebook che è stato creato appositamente per poter mettere i vostri work in progress o comunque mettere i vostri disegni dopo aver visto questi video e potervi confrontare sia con me che con gli altri partecipanti. In descrizione troverete tutti i link utili. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao ciao!